Ok, in questo video vediamo che cosa sono i complementi. Allora, in generale, i complementi in una frase semplice sono degli elementi che, come dice il nome, complementi, quindi completano la descrizione del soggetto oppure del predicato. Ci sono due tipi di complementi: complementi diretti e complementi indiretti. I complementi diretti semplicemente sono quei complementi che non hanno bisogno di una preposizione, non devono essere introdotti da una preposizione. Ci sono tre tipi di complementi indiretti. Il più famoso, il più usato è sicuramente il complemento oggetto. Quindi Marco beve l'acqua, Marco soggetto, beve predicato verbale, l'acqua complemento oggetto. Ma ci sono anche altri due complementi diretti che sono il complemento, lo spiegheremo poi più tardi, complemento predicativo del soggetto e il complemento predicativo dell'oggetto. E poi li vedremo in dettaglio. Invece i complementi indiretti sono tutti quei complementi che devono essere introdotti da una preposizione. Quindi, per esempio, il libro di Marco è un complemento indiretto introdotto dalla preposizione di. Quindi complemento indiretto e ce ne sono tantissimi di complementi indiretti. Allora, c'è per esempio il complemento di specificazione, che è quello che abbiamo adesso detto, di Marco. Poi c'è il complemento di termine, il complemento d'agente di causa efficiente, complemento di complementi, sono tantissimi, complemento di materia, complemento di denominazione, eccetera. Li vedremo tutti quanti. Comunque, in questo video abbiamo capito la differenza tra complementi diretti e complementi indiretti e poi comunque li vedremo tutti, tutti in dettaglio.